Da quell'esperienza ho imparato molte cose. Ho acquisito la consapevolezza del fatto che l'essere umano possiede la facoltà di scegliere di star bene o di sprofondare nel vuoto, ma non se ne avvale. Quando ci si trova nel disastro dell'anima, l'unica cosa che sappiamo fare è lasciarci trascinare nel caos più totale, non sapendo che la soluzione alla guerra si trova proprio davanti ai nostri occhi. Siamo noi i guerrieri di questa battaglia che chiamiamo vita. E possediamo tutte le armi del mondo per vincerla, ma decidiamo di non usarle. Certo, la cosa più semplice è lasciarsi andare, permettere al dolore di lacerare corpo e anima, senza provare minimamente a dargli un calcio per scaraventarlo via. Ma a volte vincere delle sfide complicate arricchisce il tuo essere, quindi perché non provarci? Ho deciso che non sarò più io la vittima, voglio essere il carnefice. Ma di quelli che non si occupano dello spargimento di sangue. Non voglio far del male a nessuno, voglio solo imparare a fronteggiare a testa alta le delusioni, proteggendo me stesso dal mondo. Da piccolo ho sempre sognato di essere un cavaliere, ho sempre ammirato le battaglie epiche contro i draghi e le bestie delle foreste oscure che leggevo nei libri. Mi sono sempre chiesto come un semplice uomo riuscisse a fronteggiare tali mostruosità e uscirne sempre vincitore. La verità è che da bambini molte cose non ci vengono dette. Siamo tutelati e messi all'oscuro dalle difficoltà della vita. Avete mai pensato se in quei libri ci fosse stato scritto il contrario? Per esempio, che il cavaliere fosse stato divorato e fatto a pezzi dal drago, che Biancaneve fosse stata uccisa dal cacciatore e che la bella addormentata non si fosse mai più risvegliata? Come sarebbe la nostra vita oggi? La verità è che siamo cresciuti con la speranza che tutto vada sempre per il verso giusto. Nessuno ci ha mai insegnato come difenderci. Ecco perché nella vita reale diventa sempre più difficile rialzarti quando incontri il tuo drago e vieni morso alla gamba. Forse ci fa comodo pensare alle favole, deporre la nostra fiducia nel principe azzurro o nella fata turchina. Mi è arrivato il momento di crescere, chiudere quel libro e iniziare a scriverne uno tutto tuo. Credo che una delle cose più belle della vita siano le emozioni. Un'emozione descrive il momento, viverla significa vivere. Gli amori, specialmente quelli giovanili, tendono molto spesso a finire. Noi giovani siamo alla continua ricerca del profumo di novità, del divertimento e della spensieratezza, senza renderci conto che siamo anche quella categoria di persone che riesce a farsi più male l'uno con l'altro. Le delusioni alla nostra età ci segnano, come direbbe qualcuno con un po' più di esperienza, ci fortificano. Da adulto è facile parlare, forse perché si è già sofferto molto e si arriva ad un punto dove si è stanchi di farlo, o semplicemente impari a mascherarti e basta. Non saprei cosa dire, sono solo un ragazzo.